Presentazione in streaming giovedì scorso 26 novembre per Il Vangelo nella città, edito dalle edizioni Deoniane Bologna. Si tratta della raccolta degli atti dell'omonimo convegno del Dipartimento di Teologia dell'Evangelizzazione dell'AFTER tenutosi nel marzo del 2019. Insieme al curatore del volume e direttore del Dipartimento, professor Maurizio Marcheselli, erano collegati i docenti FTER, padre Luigi Cabri, che è anche direttore delle edizioni Deoniane Bologna, e Federico Badiali. Insieme a loro è intervenuto anche Nicola Gardusi, direttore dell'Istituto di Scienze Religiose San Francesco di Mantova. C'è un primo blocco di tre contributi che portano uno sguardo sulla città, e questo è stato ricordato anche dal professor Badiali. Il volume ha certamente una delle sue caratteristiche nel vedere, abbiamo voluto guardare la città. Uno sguardo sulla città che da un lato guarda la città in termini generali e tenta di leggere le città del mondo secondo una griglia di lettura molto fondamentale, che è quella offerta dai famosi quattro principi enunciati da Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. Il secondo blocco, due contributi, è anch'esso uno sguardo sulla città, ma con quell'aggettivo che è stato già usato più volte perché viene dall'Evangelii Gaudium, uno sguardo contemplativo sulla città. Il terzo blocco, fatto anch'esso di due contributi, il terzo blocco, sapete, abbiamo bisogno a questo punto di una mappa per muoverci. Stavolta anticipo la frase che potrebbe guidare la lettura del terzo blocco fatto di due contributi. Ci vogliono nuove mappe per muoversi in questo contesto urbano, che è un contesto, diciamolo pure, decostruito. Vorrei dire che il tema richiama alle molte possibilità di lettura e di interpretazione, da quella antropologica a quella tecnico-digitale, a quella storico, teologica, etica, culturale, biblica, ecclesiale. E allo stesso tempo apre a numerose prospettive rispetto all'attualità, alla costruzione, cioè oggi, della polis, della città, intesa come bene comune da perseguire. Come Dipartimento di Teologia dell'Evangelizzazione ci siamo sentiti come provocati da un'espressione di Evangelii Gaudium, dove Papa Francesco afferma che nella fede scopriamo che Dio abita già nelle case, nelle strade, nelle piazze della città. Per cui questa presenza, scrive il Papa, non deve essere fabbricata, ma scoperta e svelata. Ecco, capite che da questo punto di vista l'atto di evangelizzare cambia profondamente i suoi connotati, perché non c'è più una bandierina da portare nel Far West, ma invece c'è una presenza che deve essere aiutata. Perciò è interessante come qua la Chiesa si pone in ascolto della città, dove trova contesti simbolici da cui trarre materiale per essere informata e per vivere la sua missione di evangelizzazione. Quindi si può dire che c'è una reciprocità. La Chiesa o l'evangelizzazione non è un arrivare come maestra, ma un lasciarsi anche insegnare, no? Porre un segno, informare. L'integrale della presentazione è disponibile sulle piattaforme social delle edizioni Deoniane Bologna, Facebook e YouTube.